Presidente, onorevoli senatori, quanto ha già in buona sostanza annunciato il collega che mi ha preceduto, l'Assemblea dell'ONU scelse la tragica ma luminosa vicenda delle sorelle Mirabal per sollevarsi dal particolare all'universale, dal singolo caso di una violenza commessa barbaramente alla violenza con la V maiuscola, che troppo a lungo ha dominato e domina i rapporti di genere, in virtù dell'impegno civile che esse dimostrarono. Ma non ci furono solamente impegno e coraggio nella loro tragica fine, bensì fragilità, impotenza e il sinistro marchio di un destino avverso. Nel suo romanzo Un uomo, dedicato al compagno, eroe della resistenza al regime dei colonnelli greci, Oriana Fallaci sostenne di vedere in Alekos tutte le vittime da lei conosciute delle torture, dei soprusi, dei totalitarismi una dopo l'altra. Allo stesso modo noi oggi dobbiamo guardare all'universale e vedere, ricordando le tre sorelle Mirabal, non solamente le donne vittime della violenza politica, e qui potremmo citare a proposito la nostra Norma Cossetto, ma tutte le donne di ogni età e estrazione sociale che hanno subito una qualsiasi forma di violenza. Purtroppo non è sempre possibile condannare con fermezza i soprusi subiti dalle donne, perché nel mondo contemporaneo, contraddistinto dai flussi di informazione globale, dalle tendenze e dai grandi portatori di interesse negli ambiti della comunicazione, certe forme di violenza sulle donne sono messe in secondo piano rispetto ad altre. La nostra mozione vuole ristabilire una equità che ad oggi è mancata e accendere i riflettori anche su quelle forme di violenza che ideologicamente vengono tollerate, sottaciute e addirittura giustificate. In molti paesi è tuttora tollerata la pratica delle spose bambine, giovanissime donne, minore di 16 anni, che vengono costrette a sposare un uomo molto più anziano di loro. È una forma di violenza aberrante che definisce i rapporti di genere in forma pre-ottocentesca e contribuisce a segnare uno scarto sostanziale tra i diritti civili goduti in Occidente e quelli goduti nei paesi terzi. Tuttavia, frequentemente accade che nei paesi occidentali, compresa l'Italia, famiglie extracomunitarie lì residenti tornino al loro paese d'origine per compiere, lontano dalla giustizia e dall'opinione pubblica dello Stato che li ospita, quest'atto criminale. Anche questa è violenza sulle donne. Un'altra pratica atroce, diffusa in molte parti del mondo, è la mutilazione genitale femminile, che costringe bambine e donne a essere cucite e poi scucite all'occorrenza, come bambole di pezza, in nome di un tradizionalismo miope totalmente incompatibile con i traguardi raggiunti dalla nostra civiltà. Ancora una volta non dobbiamo sottovalutare l'ipotesi che fenomeni simili si verifichino sotto traccia, nella città, nei quartieri e nelle campagne italiane. L'inclusione e la vigilanza attiva esercitata dai sistemi socio-sanitario e scolastico si confermano fondamentali a questo riguardo, perché anche questa è violenza sulle donne. Nell'Occidente post-industriale interconnesso la pedopornografia è un fenomeno largamente diffuso, oltre che tristemente in diffusione, che mina drasticamente il corpo e l'anima di molte bambine, sottratte alla loro innocenza e al loro diritto alla serenità individuale. La tolleranza deve essere zero verso chi usufruisce di materiale pedopornografico. E oggi siamo in dovere di pretendere e patrocinare a gran voce la lotta contro costoro, perché anche questa è violenza sulle donne. Non dimentichiamoci inoltre che in alcuni paesi occidentali, così come nella gran parte dei paesi poveri, le donne ricattate a causa della miseria e della fatica sono costrette a vendere il loro stesso utero, offrendosi a sostenere la gravidanza di un figlio che non vedranno mai, che sarà strappato dalle loro braccia in nome dell'egoismo altrui e che come in un supermercato viene scelto, acquistato e ritirato,
La parità di genere non sarà mai garantita finché l'utero in affitto rimarrà una pratica diffusa nel mondo e accettata da parte dell'opinione pubblica occidentale, perché anche questa è violenza sulle donne e direi anche sui bambini, perché non può essere precluso a un bambino il diritto ad avere la propria madre. Ancora oggi in Italia ci sono culture che considerano la donna antropologicamente inferiore rispetto all'uomo. Una figlia, una sorella, una moglie non possono scegliere come vestirsi, come autorealizzarsi, di chi innamorarsi, chi sposare, quanti figli avere, né esercitare attività per noi quotidiane come guidare l'automobile o intrattenere minime relazioni sociali. Anche in Italia, ripeto, è accaduto, probabilmente accade e tristemente continuerà ad accadere nonostante tutti gli sforzi profusi dall'istituzione. Quante ragazze volevano vivere all'occidentale e abbiamo pianto durante gli anni passati. Oggi parliamo anche dei loro ingiusti destini, perché anche questa è violenza sulle donne. Concludendo, Presidente, nel presentare questa mozione noi vogliamo abbattere le barriere della discriminazione. Non vogliamo una serie A e una serie B delle donne vittime di violenza. Tutte hanno lo stesso diritto al ricordo. I loro destini bussano alle nostre porte per chiederci di fare qualcosa. E la voce che possiedono è la stessa per ciascuno di essi, senza distinzioni. L'azione deve essere istituzionale, culturale, politica e anche avere di mira un unico grande nemico, l'ignoranza e la tolleranza. La contrapposizione tra maschio e femmina è fuorviante e deleteria. Non è l'uomo in quanto maschio a essere un pericolo per la sicurezza e la libertà delle donne, ma le idee e le istanze culturali nelle quali gli esseri umani tutti sono immersi. Siamo in grado di invertire la rotta, Presidente, e abbiamo una grande responsabilità, perché la nostra civiltà è la sola capace di poterlo fare. Dobbiamo riconoscere questa responsabilità. Dobbiamo agire. Grazie.